Buonasera, sono Bernd Fass, mi occupo da tanti anni con l'estero in termini di lavoro, stage, studio e volontariato. Il tema di questo breve video è stage all'estero. Andiamo a vedere come si può realizzarlo. Prima domanda, quando è il momento giusto per lo stage all'estero? Ci sono vari momenti nella vita, principalmente entro 30 anni, quando uno stage po potrebbe stare bene per internazionalizzare il mio curriculum. La prima fase è durante la scuola, penultimo anno, ma anche subito dopo il diploma. Il secondo momento riguarda la triennale, nel secondo, terzo anno e naturalmente anche in seguito al raggiungimento della laurea. Stesso principio lo troviamo per chi fa il ciclo di specializzazione. Nel secondo anno sta bene lo stage all'estero e naturalmente anche entro un anno dopo la laurea. Un'altra situazione che va anche oltre l'età entro 30 anni riguarda le persone che stanno facendo un corso di riqualificazione. Potrebbe essere con 40, con 50. Anche qua, alla fine della misura di riqualificazione, invece di fare lo stage in azienda italiana, si potrebbe ragionare di farlo in azienda straniera. Quali sono i momenti iniziali che dobbiamo capire, dei quali dobbiamo essere consapevoli? Il primo naturalmente è la lingua. Se io faccio il panettiere, il meccanico d'auto, un livello di B1 della lingua straniera va bene. Se io studio, se io vado a fare segretaria aziendale, mi serve almeno il B2. Più richiesto è l'azienda straniera, più alto deve essere il livello. E per esempio le istituzioni internazionali li richiedono il C1. Lo stage ha bisogno di fondi propri. Dopo lo vediamo più dettagliatamente. Italianamente, però anche se prendiamo una borsa, la borsa non copre tutte le spese. Devo iniziare con anticipo. L'azienda fa una pianificazione, vuol dire 3-4 mesi prima mando la candidatura. Visto che ci sono tanti paesi in Europa, nel mondo, dove l'inglese non è madrelingua, non scartiamo questi paesi, perché l'internazionalizzazione del mondo permette di ragionare su uno stage a Tallinn, Riga, a Mumbai, in tutto il mondo, con la lingua inglese, senza che noi sappiamo la lingua del posto. Quando ragioniamo sulla pianificazione, dobbiamo ragionare in vari step, passi. Il primo è quali sono esattamente le mie competenze che voglio offrire all'azienda. Il secondo step riguarda la definizione degli obiettivi all'estero. Che cosa mi voglio portare a casa? Ma forse non lo voglio neanche portare a casa perché voglio
integrarmi nel lavoro del paese estero. Il terzo punto è la tempistica. La tempistica dipende, come già detto, dalla pianificazione aziendale. Più grande è l'azienda, più pianificano l'inizio dello stage. Significa ci sono date 2 volte all'anno. La piccola è flessibile, può anche accettare uno stagista nell'arco di 2 o 4 settimane. Più si alza la dimensione dell'azienda, questo diventa improbabile. Però abbiamo un altro punto che è rilevante in quanto a tempistica, e questo riguarda i paesi extracomunitari. In Europa non ci sono limiti, vuol dire, mi concordo con l'azienda, con l'università, con la scuola di casa e poi parto. Invece, gli Stati Uniti, il Canada, il Brasile, il Giappone, questi richiedono che io richiedo un permesso, un visto per motivi formativi. Questa è una procedura burocratica che può richiedere 1, 2, 3 mesi. Vuol dire che devo sempre aggiungere questo tempo a quello della candidatura all'azienda. La difficoltà di trovare l'azienda è oggettiva. Più io ho le idee chiare che tipo di azienda ho, più facile arrivo a quelli giusti per il mio obiettivo, per le mie competenze. Significa qui su questo slide ho messo alcuni criteri che possono essere scelti per arrivare a un numero rilevante di contatti. Può essere l'azienda che ha scambi commerciali con l'Italia, può essere un'azienda che fa cose innovative. Può essere un'azienda che punta molto su una politica diversity in termini di assunzione, eccetera, eccetera. Vuol dire mi aiuta a arrivare alle aziende giuste se io definisco bene il tipo prioritario di azienda per lo stage. Quando parliamo del finanziamento, abbiamo al primo posto la borsa Erasmus. Bruxelles mette ogni anno più soldi a disposizione, sia a livello di scuola, a livello di università, ma anche a livello di persone, sul mercato del lavoro. Perciò le opportunità aumentano. La borsa non copre dappertutto tutti i costi. Quando andiamo in un paese con un costo basso di vita, tipo Lituania, Estonia, la borsa più o meno copre tutto. Se invece andiamo in Belgio o ad Amsterdam, lì la borsa non copre tutto. Forse copre il 60%, ma il resto dobbiamo trovare dall'altra parte. Questo vuol dire fondi propri o, meglio, la retribuzione da parte dell'azienda. Erasmus offre anche un tipo di stage lungo attraverso un anno per chi ha un'idea di business. Per chi sta pensando a un start-up, per chi ha già un'azienda in Italia, questo può chiedere una borsa Erasmus per giovani imprenditori e questo permette
nell'arco di 12 anni di fare più periodi all'estero per conoscere aziende che fanno già quello che ho in mente o che sono interessati a avviare una collaborazione commerciale. Chi studia trova anche sul sito tirocinicui.it, qui abbiamo da parte del governo una borsa che possiamo utilizzare per fare lo stage presso le istituzioni italiane all'estero. Un finanziamento potrebbe anche essere quello della regione, perché faccio una misura di riqualificazione e qui abbiamo la diaria che la regione mi riconosce, vuol dire circa 5 euro all'ora che poi posso ricevere anche quando sono all'estero. Possono essere altri finanziamenti, altre borse di studio, per esempio da fondazioni bancarie, da camere di commercio, da enti pubblici. Devo informarmi chi dà una borsa di studio oltre all'Europa. E queste sono borse che di solito sono collegate con il mio territorio. Ho parlato dei costi di vita, una cosa importante, anche per abbassare la soglia, dei soldi necessari, non ragioniamo solo su Madrid, Bruxelles, Berlino, Amsterdam, ragioniamo anche sulle città meno conosciute. Qui ho fatto un esempio. Con dati che trovate sul sito numbeo.com, a Wrocław in Polonia il costo di affitto, della spesa dei ristoranti, dei mezzi pubblici è al 50% di Madrid. E Wrocław è una città con quasi 600.000 abitanti. E headquarter di molti multinazionali europei e americane per i paesi dell'est, vuol dire è una grande città con una offerta notevole per chi vuole stare qualche mese lì. In generale, se guardo su località meno conosciute, posso riuscire di stare dentro un budget di 630-600 euro. Se invece scelgo la città conosciuta, grande, capitale, si va anche oltre 1500 di fabbisogno mensile. E a questo naturalmente devo aggiungere il viaggio e, se vado fuori dall'Europa, anche un'assicurazione sanitaria che al mese costa anche circa 50 euro. Dove andiamo a fare lo stage? Se siamo all'università, una destinazione importante sono le organizzazioni internazionali. La Commissione a Bruxelles, il Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa a Strasburgo, le Nazioni Unite, tutti hanno programmi di stage, sono aperti, qui dipende, sono aperti sia per studenti che neolaureati, ma qualche volta sono ammessi solo neolaureati. A fianco a questi attori abbiamo organizzazioni che hanno uno scopo, tipo la NATO, la difesa, l'OCSE, l'andamento dell'economia mondiale, Interpol, la polizia internazionale, abbiamo il CERN, il più grande ente di ri ricerca nel mondo.
Di questi sono tanti organismi internazionali che hanno uno staff composto da personale proveniente da tanti paesi, ma che accettano anche stagisti provenienti da tanti paesi. Qui il sistema di candidatura normalmente prevede la compilazione di un modulo di candidatura che, se viene valutato positivamente, porta a un colloquio. Secondo l'organizzazione, ci sono, per esempio, con Bruxelles, il Blue Book di Bruxelles vede vari step di verifica di conoscenze sull'Europa, verifica del livello di lingua, verifica poi dei candidati preselezionati sulla loro personalità. Altri invece fanno la selezione sulla base del modulo compilato e un video colloquio. Abbiamo sempre scadenze fisse, una scadenza tipica è il 1° di marzo per il Parlamento, per la Commissione, abbiamo un'altra il 1° di ottobre. Il bando, il modulo apre 4 mesi prima. Oltre a questo, che naturalmente generano migliaia di candidature, per chi fa l'università è anche interessante un'organizzazione non governativa, perché anche questi sono internazionali. Pensiamo solo a Greenpeace, al WWF, alla Croce Rossa, alla Caritas, addirittura la UEFA e la FIFA, che sono organizzazioni sempre non profit, che poi hanno anche di volte una parte profit, come chiaramente nel caso del calcio. Loro hanno anche uno staff internazionale, cercano stagisti provenienti da tanti paesi. Come faccio a trovare l'azienda? Ho già accennato qualcosa prima che definisco che tipo di azienda voglio. Allora, io posso anche definire un settore, perché io voglio fare qualcosa con automotive, studio ingegneria, faccio il meccanico d'auto, faccio segretario, segretaria aziendale, ma mi piace questo ambiente di lavoro. E vado a vedere chi sono gli operatori. Chiaramente le case automobilistiche li conosciamo, almeno quelli europei, e per loro forse non è oggi il momento giusto perché sono in crisi, però i cinesi stanno arrivando. Vuol dire, Sono Motors, Lightning, NIO, queste sono cose che cominciano a entrare nel mercato europeo. Poi abbiamo gli indiani, Mahindra. Se io individuo un settore, io riesco di trovare tanti attori, perché qua naturalmente non mi fermo con le case produttrici, vado anche a livello di fornitori. Vuol dire, vengono fuori in Germania, vengono fuori solo nel settore automotive probabilmente 500 aziende che hanno bisogno di profili nominati prima. Mi piace la moda, mi piace il turismo, mi piace la grande distribuzione.
Lavorando su questo settore in un paese specifico, io riesco di individuare gli attori e poi faccio una candidatura speculativa, perché questo è importante. Noi non facciamo solo la candidatura su annunci. Perché prima non tutte le aziende mettono gli annunci nei canali internet che troviamo. Per ogni paese ci sono canali dove non arriviamo, stando in Italia. Vuol dire che dobbiamo essere noi che con la nostra ricerca copriamo tutto il settore di moda in Olanda, se l'Olanda è la nostra destinazione e se l'Olanda ci deve dare un'azienda nel settore della moda. Spesso non sappiamo dove andare, in particolare che adesso che abbiamo il problema del Regno Unito che con la Brexit è chiuso per lo stage. Non si può fare quasi niente. C'è una piccola porticina che riguarda le materie STEM, però è veramente piccola. Abbiamo, in termini di paese madrelingua, alla fine solo Irlanda e poi un po' il misto di Malta. Se però tutto dall'Europa, facciamo domanda in Irlanda, anche loro ricevono candidature in massa. E ricordiamoci, è un paese piccolo, non è che ha tante aziende, non ha neanche metà delle aziende del Veneto, la mia regione. Però se guardate su questa scheda, vedete che Irlanda ha tante aziende importanti. Qui sono elencato, sono principalmente aziende americane, da Google, Facebook, PayPal, eccetera, che hanno il loro headquarter europeo in Irlanda. Se io ho una professione rilevante per loro, mi posso candidare. Ricordiamoci anche che aziende di questo tipo, che hanno tanti dipendenti, cercano veramente tantissimi profili. Anche se fanno internet, informatica, intelligenza artificiale, hanno sempre bisogno anche del psicologo. Hanno bisogno anche del personal trainer perché hanno una palestra interna, così dobbiamo anche non farci impressionare dalla prima idea o questo fanno solo questo, non è un'azienda per me. Più grande l'azienda, più probabile che veramente cerca tantissimi profili professionali. Troviamo poi annunci su siti, per esempio. C'è il sito rivolto all'università erasmusintern.org. Lì le aziende pubblicano la loro offerta, però attenzione, non è che troviamo migliaia di offerte, sono 300-400 offerte se facciamo la ricerca. Con LinkedIn, Job Search, indichiamo internship e un paese, vengono fuori molto più offerte. Vuol dire devo anche nella fase di pianificazione capire quali sono i siti giusti da tenere sotto controllo. Abbiamo qua tanti siti, per esempio, chi vuole Berlino e Startup, c'è un sito specifico con offerte di internship, Berlin Startup Jobs.com.
troviamo in Belgio il sito student.be, che è rivolto a tutte le problematiche da studente e naturalmente anche in termini di internship. Chi invece, indipendentemente dal suo percorso, vuole lavorare in Polonia, trova un sito come poland.expatjobs.com. Di fonti abbiamo veramente tanti. Ripeto, dobbiamo nella prima fase individuare quali sono i siti giusti per me, per il mio paese, per il mio obiettivo. Chi fa università può anche iniziare all'interno, partendo dalla facoltà. Abbiamo tante associazioni studentesche internazionali che hanno programmi di stage, tipo ISEC per economia, ELSA per giurisprudenza, IAST per materie tecniche. Li trovate all'interno della facoltà. Se non esiste a livello di università, esiste sempre a livello nazionale, dove si può capire meglio le offerte in quanto a internship all'estero. Se io non ho tempo, voglio partire abbastanza in fretta, o destinazioni non normali, diciamo, fuori dall'Europa, ma anche in Europa, ma sono disposto a pagare per un servizio, posso avvalermi di una mobility agency in tutte le grandi città in Europa, ma anche nel mondo. Troviamo agenzie specializzate per il matching tra stagista e azienda. Questo sono, anche se parliamo di paesi extracomunitari, sono anche quelli che poi danno una mano per arrivare al visto necessario. Costi variano secondo paese, secondo agenzia, parliamo di 400 a 800 euro, però sono in grado anche di trovare l'azienda giusta in 4-6 settimane. Un esempio di questo riguarda gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono il sogno di tantissimi per lo stage, però pochissimi riescono. In 2022 sono andato negli Stati Uniti per fare un internship, appena 230 italiani. Perché è complicatissimo, e lì in fondo, per gli Stati Uniti serve sempre un'agenzia, perché il governo richiede uno sponsor accreditato, vuol dire un organismo che è in grado di garantire permesso verso il suo governo. Uno di questi è culturalvistas.org. C'è anche, per esempio, l'associazione studentesca ISEC o IAST, anche loro sono accreditati come sponsor dal Department of Immigration a Washington. Chi vuole approfondire
lo stage, per esempio, nelle organizzazioni internazionali, nelle organizzazioni non governative in Svizzera, può trovare vari video sul nostro canale YouTube, Career Academy e Aerocultura, e questi sono video che poi spiegano in dettaglio come muoversi verso determinate istituzioni, come muoversi nella ricerca di un'azienda con inglese in Europa, eccetera. Vi ricordo anche che nella Career Academy abbiamo regolarmente temi che spaziano a 360 gradi sulla carriera. Domani, per esempio, dalla creatività alla progettualità. Entro 2 settimane abbiamo un webinar sulla scrittura, mindfulness e tanti altri tematiche settimana per settimana. Visitate di volta il nostro calendario della Career Academy. Grazie per l'attenzione e good luck a tutti.